Ciao e bentornati nella stanza degli orologi per questa nuova puntata di Talk, It's Time O'Clock. Oggi parliamo di un argomento che interessa sempre molto gli appassionati, quando per esempio ci si cimenta in un nuovo acquisto, magari di un orologio usato, chiaramente, del quale bisogna valutare alcune caratteristiche. Una tra queste è il corredo di questo orologio, ovvero tutto ciò che veniva venduto insieme all'orologio all'epoca in cui era possibile acquistarlo nuovo presso i concessionari. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale se gli argomenti sono di vostro interesse e comunque magari di partecipare al nostro gruppo Telegram dove con me e altri appassionati parliamo di orologi e di tutto ciò che ruota attorno a questa passione. Trovate tutti i link nella descrizione di questo video. E ora iniziamo. Allora, l'argomento acquisto di un orologio usato è sempre molto particolare perché più si sale con le quotazioni di un orologio e più chiaramente si vuole fare l'acquisto giusto. L'argomento di questo video è la garanzia di un orologio o la garanzia di un Rolex, dove molto spesso la presenza di questo documento, per quanto semplicemente scaduto, quindi del tutto inutilizzabile, va a impreziosire l'orologio in quanto ne costituisce il corredo. E come sappiamo, nel collezionismo c'è poco da fare, ci sono delle regole che vanno oltre qualsiasi raziocinio, sono semplicemente delle regole di collezionismo che valgono un po' per tutto, dagli orologi alle auto, all'arte, alle moto d'epoca e a tutto ciò che è collezionismo per l'appunto. In particolare, la garanzia di un orologio, per quanto scaduta, quindi per quanto non abbia più corrente e valore legale ai fini della riparazione di quest'ultimo, in realtà contribuisce a modificarne il valore nel mercato dell'usato, alcune volte di una forte percentuale dell'orologio. Parliamo ad esempio di orologi vintage la cui presenza della garanzia costituisce un surplus sul valore dell'orologio a volte di più del 100%. Ne abbiamo parlato anche con Roberto Verde, titolare di Goldfingers Orologi di Verona, vi linko il video per chi fosse interessato, e nello specifico voglio approfondire quella che è la probabile rivalutazione di un orologio con o senza garanzia. Molto spesso, infatti, ci si domanda, nel momento in cui si decide quale orologio acquistare, se sia il caso di rivolgersi verso un orologio uguale, ma con la garanzia o magari anche con il resto del corredo, che può essere scatola e tutti gli accessori che venivano venduti insieme all'orologio, oppure se è il caso di risparmiare per acquistare un orologio senza garanzia, che magari sia in ottime condizioni e che il prezzo rispecchi anche l'assenza di questa garanzia per l'appunto. Bene, allora la scelta di un orologio con o senza garanzia non è semplicissima, perché oggi ad esempio si può decidere di risparmiare circa 2000 euro per l'acquisto di un Omega Speedmaster referenza 145022, la più famosa che monta calibro 861, ma con la consapevolezza che quel risparmio che oggi si attesta intorno alle 2000 euro potrebbe essere anche una perdita di surplus fra 10 anni ad esempio di una somma ben più consistente. Voglio dire che lo stesso orologio oggi che ha una differenza di 2000 euro, fra 10 anni potrebbe avere una differenza di 7, 8 o anche più migliaia di euro. Questo significa che oggi siamo orientati a risparmiare 2000 euro per acquistare un bell'orologio, ma senza la sua garanzia, senza però valutare che questo piccolo risparmio di oggi in realtà si tramuta in una grossa perdita in futuro. Questo chiaramente succede con l'Omega Speedmaster 145022, ma non necessariamente succede con altri orologi. Che cosa fare? Quanto vale la garanzia di un orologio? Dipende dalla referenza e può valere dallo 0 al 100 o anche al 200% in più, a seconda di quanto è raro un orologio oppure quanto è amato in quel momento dal mercato. Ad esempio mi riferisco anche ad un Rolex Daytona carica manuale, quindi i famosi vetroplastica che ormai sono tanto amati dal mercato.
la cui presenza di una garanzia potrebbe spostare il valore dell'orologio anche del 150%. Quindi tenete a mente, nel momento in cui valutate e volete acquistare un orologio usato, che la presenza della garanzia può comportare oggi un piccolo investimento, ma che domani potrà poi rivelarsi invece una differenza di prezzo sicuramente apprezzabile. Attenzione, ci tengo a precisare che non mi riferisco certamente ad investimenti che ci possano permettere di arricchirci semplicemente con un orologio. Parlo semplicemente di quella che può essere la soddisfazione personale di un collezionista che ha fatto la scelta giusta all'epoca e che magari potrà tramandare ai propri figli magari un orologio completo e che abbia un grande valore collezionistico sul mercato. Sono soddisfazioni da collezionisti che, mi rendo conto, non tutti possono capire o apprezzare, ma che in realtà ci sono. Ora, fatemi sapere allora nei commenti come vi orientate nella scelta di un acquisto di un orologio usato nel momento in cui decidete di acquistare, e fatemi sapere anche se preferite sempre risparmiare per un orologio scorredato, quindi senza il suo corredo e senza la sua garanzia, oppure se ritenete importante investire anche qualcosa in più per avere un orologio completo. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me anche in questo video. Se volete iscrivetevi, è gratis, condividete il video se gli argomenti di cui parliamo sono di vostro interesse, e noi ci rivediamo qui su Tok per una prossima puntata. Ciao!